Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace a tutti voi, gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace a voi in terra che siete amati dal Signore. Natale questo ci dice oggi, siete amati dal Signore, siete amati da Lui al punto tale che Dio ha mandato il suo Figlio a salvarvi, lo ha mandato per raccogliervi. San Paolo, in un brano che è la continuazione di quando abbiamo letto questa notte, ci dice che quando apparvero la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati non per opere di giustizia da noi compiute, ma per la sua misericordia. Ecco il Natale, fratelli. La manifestazione del Salvatore e del suo amore per gli uomini. E questo amore chi ce lo può raccontare? Chi lo ha sperimentato? Prima di tutto questo amore ce lo può raccontare la Sacra Famiglia, ce lo può raccontare prima di tutto la Vergine Maria, che ha visto in lei realizzato ogni promessa di Dio. E quando è avvenuta nella Madonna, fratelli, è destinata ad avvenire a ciascuno di noi. Tutti siamo chiamati ad essere purificati nel cuore di Gesù. Tutti siamo chiamati a entrare nella gloria insieme a Gesù, come la Vergine Maria, nostra Madre, che è stata assunta nella gloria, partecipa pienamente in anima e corpo alla gloria di Gesù e ora regna insieme a Lui come regina del cielo e della terra. Guardando Maria, fratello, noi possiamo contemplare Gesù, perché l'opera di Gesù in lei si è compiuta già su questa terra. Lei è preservata da ogni macchia di peccato, protetta contro ogni aggressione di male. Lei ha partecipato a questa battaglia, non si è tirata indietro e con la grazia di Dio ha vinto ogni battaglia, per cui è entrata nella pienezza della gloria. Ecco. Ce lo può raccontare questo amore, ce lo possono raccontare i pastori, gente disprezzata, ignorante, dedita soltanto alle bestie, ma senza altra mansione, tanti di loro non conoscevano altri. Io ho conosciuto qualche pastorello 50 anni fa che viveva in paesini di montagna. Se uno conosceva gli animali, non conosceva altro, non sapeva stare insieme al prossimo, non conosceva il vivere civile, sempre solo in mezzo agli animali, per quanto nobili certamente, ma avevano bisogno di qualcosa in più. Bene, quei pastori della notte di Betlemme furono tirati fuori dalle tenebre in cui si trovavano, dal disprezzo in cui erano considerati, vennero presi e portati alla luce. Andate a Betlemme, vi è nato un Salvatore, che è Cristo Signore. E loro che avevano sperimentato questa novità, questo ingresso di Dio nella loro storia, hanno sperimentato chi è Gesù, cosa è venuto a fare Gesù. E tanti di noi possono raccontare, fratelli, la loro storia. Ecco Gesù Cristo, Figlio di Dio, venuto in mezzo a noi con il suo amore verso di noi. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha fuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro. Gesù è venuto a far sì che tutta l'umanità diventi come la sua Santa Madre, che tutti gli uomini siano purificati, tutti gli uomini siano liberati, salvati e condotti alla pienezza della vita eterna, perché questa è la nostra eredità, la vita eterna, non la morte. Amen. A Gesù gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. E oggi quindi, fratelli, non parlate di guai, non parlate di pandemie, parlate di quest'amore che il Signore ha portato. Contempliamo quest'amore, lasciamoci immergere in quest'amore. La Vergine Madre che ha dato al mondo il Salvatore, che prima di ogni altra persona a questo mondo ha partecipato alla redenzione del Salvatore in una maniera piena, perfetta, oggi ci accompagna alla scoperta di Gesù,
ci accompagna ai piedi di Gesù, ad immergerci nel cuore di Gesù, a cui sarà ogni lode, gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la Vergine Maria, fratelli, ci prende in braccio come ha preso in braccio il bambino Gesù, ci accolga sul suo petto misericordioso, ci faccia sperimentare tutto quell'afflato di Spirito Santo che ha operato nella sua vita e porti tutti noi ad essere in Gesù rigenerati, rinnovati e salvati. E insieme a lei cantiamo il nostro inno di lode a Dio, clamando gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. A voi tutti, fratelli, un caro e santo Natale. E la gloria del Signore, che ha guidato i pastori, che un giorno guiderà i magi, guidi anche voi a Gesù. Amen.